L'autorità di sistema portuale di Palermo mi pare che stia lavorando molto molto bene per tutti i porti di questa autorità. Ci sono investimenti importanti a Porto Empedocle, a Termini Imerese e a Trapani. La riqualificazione di Palermo ovviamente è la punta di diamante di quella che è l'attività appunto del presidente Pasqualino Monti. Qui oltre 500 milioni di euro investiti nel tempo, alcune parti già realizzate, alcune in realizzazione, ma questa sarà la prima autorità di sistema portuale ad avere un sito UNESCO all'interno, con un bene culturale di incredibile valore. Attività commerciali, ludiche e ricreative, non solo per i palermitani, ma per chi vorrà venire qui, ma soprattutto un'attività di crocerismo e di nautica da diporto che renderà davvero Palermo il porto della Sicilia. È giusta la narrazione di un piano di resilienza volto a, come ci dice la Commissione europea, a valorizzare nuovamente il sud, e questa è una cosa importante. Sul ponte, sull'attraversamento stabile dello stretto, c'è una Commissione che sta lavorando, diamogli il tempo e capiremo quello che diciamo è più giusto da fare. La stiamo affrontando al Ministero questo aspetto davvero senza né pregiudizio né una come dire, preconvinzione politica, ma davvero con tecnica e soprattutto con buonsenso. Quindi verrà fuori, secondo me, il risultato migliore. Però vi dico una cosa, secondo me nei prossimi 10 anni la Sicilia vivrà una stagione di Eldorado, perché spostandosi gli assi, io credo che la nostra terra, che per tanti anni ha agognato investimenti, stavolta invece la farà davvero da padrone. Quindi lavoriamo, continuiamo a lavorare bene, e continuiamo a lavorare bene soprattutto con persone come Pasqualino Monti, che vogliono realizzare le cose e le vogliono fare. Quindi grazie a lui, alla sua squadra, insomma, che penso che non lavori da solo, ma certamente lo fa con grande spirito di iniziativa.